Parliamo adesso di doppio cognome. Dove porta la sentenza? Di quale sentenza stiamo parlando? Quella della Corte Costituzionale dello scorso 27 aprile, che appunto con una sentenza che da molti è stata considerata ed è considerata storica, ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce in modo automatico ai nuovi nati il cognome paterno, quello che avviene di default. Oggi in pratica i giudici hanno dichiarato incostituzionale la legge che non consente ai genitori di comune accordo di attribuire al figlio il solo cognome della madre e quella che in mancanza di accordo assegna il solo cognome del padre. Ma dove porta questa sentenza? E soprattutto vorrei capire, e lo capiamo oggi insieme, se ci sono delle criticità. Saluto Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale Università Roma 3. Buongiorno professore, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a lei Emanuele, è sempre una gioia. Senta, e peraltro so che lei già il cognome l'ha cambiato, perché so che la chiamano anche signor burocrazia. Guardi, sarebbe il maggior vanto per me diventare il signore della burocrazia. Soprattutto perché spererei di poter risolvere tutti i nodi burocratici. Esatto, per poterla snellire però immagino, chiariamo, perché insomma di burocrazia ce n'è già tantissima e di tanti signor burocrazia appunto ce ne sono, invece con lei ragioniamo... Cominciò Giustiniano, 565 d.C. a snellire la burocrazia e le leggi e ancora non abbiamo finito, ecco. Ecco, allora mi raccomando, adesso che ha cambiato il cognome conto su di lei e mi farà sapere. Allora, al di là di queste battute però che ci portano intanto ad aver sottolineato ancora una volta il tema della burocrazia che in Italia blocca tantissime questioni. Allora, parliamo di questa sentenza dello scorso 27 aprile. Intanto le chiedo se secondo lei si può definire una sentenza storica e soprattutto dove porta questa tendenza, cioè qual è lo scenario? Allora, la sentenza è sicuramente storica perché cambia un'abitudine millenaria. Noi sappiamo che il cognome, per come tradizione italiana, esiste circa da 1000 anni, perché prima c'erano solo il nome di battesimo per i poveri e il nome di famiglia della gens per i ricchi. Poi anche i poveri cominciamo ad avere un cognome proprio a fini anagrafici e per tradizione storica e culturale in Italia si trasmette solo il cognome del padre. In altri stati, per esempio in stati ispanici, invece per tradizione si è consolidata l'idea di trasmettere il cognome del padre e della madre. Ora che succede? Da circa 10 anni in Italia c'è questa tendenza con una serie di cause e una serie di disegni di legge per mettere invece il doppio cognome anche in Italia. E sappiamo che oggi è possibile cambiare il cognome perché dal 2016, è possibile ai figli attribuire il doppio cognome, però ci vuole l'accordo di entrambi i genitori alla nascita. Quando nasce un bambino dal 2016 in poi, se i due genitori sono d'accordo, si attribuiscono entrambi i cognomi. Però è un'applicazione rara questa, perché pochi lo sanno e pochi poi in quel momento, fra le tante cose da pensare, pensano a mettere i due cognomi. Invece la sentenza della Corte Costituzionale stabilisce un principio importante, che da quando entrerà in vigore, perché per ora non è ancora in vigore, tutti i bambini avranno il doppio cognome del padre e della madre. Ecco, mi fermo un attimo su questo punto. Allora, prima diciamo che si poteva scegliere, anche se poi pochi lo sapevano e pochi lo facevano, cioè di default andava il cognome del padre, salvo casi eccezionali in cui magari il padre non c'era, eccetera, eccetera. Eccezionalissimi. Sì, eccezionalissimi, esattamente. Adesso con questa sentenza che deve ancora entrare in vigore, cioè di default verranno entrambi i cognomi, cioè... Non si deve scegliere, non è che io posso dire no, voglio dare entrambi i cognomi, lo posso fare perché questo se no potevo farlo di già. Cioè automaticamente i bambini avranno due cognomi. Esattamente. Allora, capiamoci bene, noi per ora abbiamo soltanto un comunicato stampa della Corte Costituzionale che ha annunciato che la sentenza sarà depositata nel mese di maggio. Quando sarà depositata la sentenza sarà in vigore e da allora ci sarà l'automatismo. Certo, ci sono una serie di problemi. Innanzitutto, a mio avviso, la sentenza si applica solo per il futuro, cioè non è che lei o io cambiamo i nostri cognomi. Non è retroattiva? Ecco l'altra domanda che volevo farlo. Ma che lei è burocrate, lo sa, quando mi usa la parola retroattiva. Mamma mia, allora sono anch'io la signorina burocrazia, vabbè, ho già cambiato anch'io il mio cognome, vede, si può fare retroattivamente allora. Retroattivamente.
Sì, retroattivamente significa nel passato. L'applicazione retroattiva della sentenza è difficilissima, perché pensi cosa significherebbe cambiare a 60 milioni di italiani il cognome, il codice fiscale, i documenti, la patente, cioè diventerebbe un costo burocratico gigantesco e complicatissimo. Quindi la sentenza vale per il futuro. Per i nuovi nati c'è un problema serio che andrà chiarito probabilmente con una legge, che è quello dei fratelli. Cioè io ho due figli in questo momento che si chiamano Celotto, ipotizziamo che domani mi nasce un altro figlio e quest'altro figlio porterà due cognomi o un cognome solo? Perché questo diventerà una cosa importante per capire se è possibile avere fratelli col cognome diverso. Noi sappiamo che il cognome serve all'identificazione. Okay. Poi la seconda... Però, scusi, professore, no, giusto, probabilmente, forse perché deve ancora entrare in vigore, quindi poi tante cose verranno chiarite, immagino, ma quindi la retroattività non esiste, perché io leggevo che qualcuno poi ha chiesto, nello specifico la ministra per le pari opportunità, Bonetti, ha detto sarebbe opportuno, quindi è stata una sua considerazione ovviamente, che questa, che diventasse anche retroattivo, in quel caso anche lei ha detto che bisognerebbe cambiare tutti i documenti, ma non si sa ancora o non è possibile farlo? Non si sa ancora, perché la sentenza non è ancora letta e sicuramente servirà una legge di attuazione. A me sembra una cosa complicatissima pensare che tutti noi cambiamo i cognomi proprio a fini di insomma. Ecco, saremo 3 anni solo a rifare codici fiscali. Tre anni in Italia, appunto, tornando alla burocrazia, secondo me anche di più, però insomma siamo ottimisti, pensiamo a 3 anni. Scusi, l'ho interrotta, però stava dicendo un'altra cosa importante, poi ci potrebbero, c'è anche questo tema dei fratelli, no? È il tema dei fratelli e c'è il tema della doppia trasmissione dei cognomi, cioè mio figlio avrà due cognomi, bene, sposerà un altro con due cognomi, ma poi ai loro figli si trasmetteranno 4 cognomi e 8, 16, non penso neanche quello, perché sappiamo che in Spagna e in Portogallo si trasmette solo un cognome di padre in figlio, così tutti avranno due cognomi del padre e della madre. No, scusi, mi è scappata una risata, perché quando ha detto ovviamente 16 cognomi, cioè, pare un po' Serbelloni. Assurdo. Signora Serbelloni Mazzanti viene dal mare, no? però sono cose che bisogna chiarire, queste lei ha detto bene, perché altrimenti si rischia poi di incappare in procedure che portano a questioni paradossali, no? A situazioni paradossali. Quello sì, però guardi, sulla retroattività, tornando alla ministra Bonetti, noi sappiamo che già oggi è possibile cambiare il cognome, perché al di là dell'attribuzione al momento della nascita dopo il 2016, che fanno in pochi, oggi già io posso fare una domanda al prefetto e c'è tutta una procedura burocratica in cui io posso o aggiungere un altro cognome a fini affettivi, il cognome di mia madre, di mia nonna, alcuni lo fanno, oppure se ho un cognome ridicolo, vergognoso, lo posso totalmente cambiare. Probabilmente, certo, non escluderei che con la nuova legge ci sarà una procedura facilitata per chi vuole aggiungere il cognome della madre, però casomai senza cambiare tutti i documenti e tutti i codici fiscali e tutti gli accessi bancari, perché lì diventerebbe veramente un pasticcio. Perché io capisco anche la ragione affettiva. Io voglio chiamarmi Alfonso Celotto Amendola, perché io al cognome di mia madre sono affezionato. È giusto, però questo deve lasciare l'identificabilità e la semplicità burocratica. Eh no, certo, assolutamente. Quali altri criticità, se ci sono, professore, potrebbero emergere da questa decisione, da questa sentenza storica? Guardi, io mi sono divertito un po' sui social in questi giorni a interloquire, a scrivere, a parlare, cioè a un certo punto era apparsa l'idea che ognuno si poteva scegliere il cognome che gli pareva, no? Vabbè. Sì, io quindi mi chiamo romanista di cognome perché sono romanista, no? Allora, capiamo bene una cosa, il nostro nome è composto da due parti. Il nome di battesimo è scelto liberamente dai genitori, che possono attribuire al neonato fino a 3 nomi attualmente. Okay? Ok? Il cognome, cioè, è a fini identificativi, si trasmette automaticamente, salvo questi casi eccezionali non si può cambiare, perché serve a fini identificativi, di albero genealogico, di colleganze, di parentele. E quindi se deve cambiare la regola, come cambierà grazie alla Corte Costituzionale, deve cambiare per tutti e deve cambiare in maniera certa. Quindi secondo me la cosa migliore è di dire che da 1 luglio 2022 tutti i nuovi nati avranno due cognomi, restando però aperto il problema dei fratelli, perché è assurdo che ci possano essere 2 fratelli, 4 fratelli con cognome differente.
No, no, certo, perché in una famiglia se c'è già un figlio e se ne fa un altro dopo che entrerà in vigore questa sentenza avranno dei cognomi diversi, cioè quantomeno avranno un cognome in più, no? I nuovi nati, quindi Sì. comunque. Poi resta anche aperta la questione se il cognome della madre va anteposto o meno. Questo glielo volevo chiedere, ma dopo, ecco, ma questo è stabilito perché anche lì si può scegliere, è già stato detto che poi c'è, sta a discrezione della coppia, insomma, dei genitori, mettere prima un cognome e poi l'altro, oppure deve sempre esserci prima il cognome del padre e poi della madre, si sa già? Allora, vedi, potremmo restare ore a parlare di questi temi perché sono infiniti. Allora, in Spagna e in Portogallo, dove esistono questi modelli, sono differenti, perché da una parte padre, dall'altro prima il cognome della madre. Quindi anche qui in Italia si potrà scegliere, però anche qui la regola deve essere univoca, perché altrimenti io faccio tre figli e uno lo chiamo Rossi Bianchi, l'altro Bianchi Rossi, uno solo Bianchi e l'altro solo Rossi. No, Diventa un pasticcio. certo. Quindi la Corte Costituzionale nelle sue motivazioni lo chiarirà, a mio avviso ci sarà una legge che lo chiarirà ancora meglio, poi si può scegliere, vogliamo mettere prima quello della madre, benissimo, però deve essere per tutti prima quello della madre, perché altrimenti cominciamo a fare questa confusione incredibile. Però è una sentenza, perché è una sentenza importantissima, poi lo sa il caso da dove nasce. No, da dove nasce? Questa domanda non l'avevo prevista, però è molto interessante. Forse avrebbe dovuto essere la prima, ma noi la teniamo come ultima che chiude un po' il cerchio. Professore. Eccomi, la ritrovo. La cosa interessante, voglio raccontare, che la questione nasce da una sentenza del Tribunale di Lagonegro di una coppia in cui c'era la madre che aveva due figli, riconosciuti solo da lei e quindi avevano il cognome della madre, diciamo Rossi. Poi la signora si sposa con un marito, nasce un terzo figlio, il figlio nasce col cognome del marito, diciamo Bianchi. A quel punto questo signore riconosce gli altri due figli, dice anche i due precedenti erano miei e quindi diamo a tutti e tre lo stesso cognome. Gli viene opposto che non si può cambiare il cognome in questo caso e quindi nasce la questione di legittimità costituzionale, la questione arriva alla Corte e quindi è una questione dove a maggior ragione si tratta di dare lo stesso cognome a tre fratelli. Eh certo, ah, nasce da lì. Quindi l'hanno insomma, hanno valutato in base a questo caso che effettivamente a seconda poi, cioè che potrebbero verificarsi altri casi del genere, quindi l'hanno resa una sentenza, insomma, questo è un po' il Una regola più passaggio, una generale, perché regola la più Costituzionale generale. pone regole più generali. Esatto, esattamente, sì, appunto io uso termini ovviamente che non sono propriamente consono, insomma, per spiegarlo un po' a tutti è bene. Ottimo, allora ci ha chiarito molte, molte cose, professore. Quindi le tempistiche adesso quali sono? Cioè quando avremo poi l'ufficialità? Allora, la sentenza della Corte Costituzionale arriverà nel suo testo intero nel giro di 15-20 giorni. Vuole, ne torniamo anche a parlare, così capiremo esattamente Certo, le certo. motivazioni. Poi, secondo me, probabilmente ci sarà una legge, perché bisognerà chiarire tutta una serie di aspetti applicativi, per cui però, secondo me, dall'estate sarà in vigore la regola del doppio cognome per i nuovi nati. Sì, torneremo sicuramente a parlarne. Era anche per questo che ho chiesto, insomma, quali sono i tempi, no? Quindi grazie mille, Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Anche chiamato signor Burocrazia, quindi ormai la chiamerò così. Figuriamoci quando poi ci sarà il doppio cognome ufficiale, lo scriverò anche in grafica, così siamo a posto. Grazie, è stato, ripeto, ci ha chiarito molte cose, è stato anche simpatico e quindi le cose arrivano anche più immediate quando, si riescono a strappare dei sorrisi. Grazie, buona giornata, buon La proseguimento. ringrazio molto anche perché lei mi aiuta a tradurre in italiano il mio burocratese, che è una cosa preziosa. Meno male. Allora abbiamo fatto il nostro dovere anche per oggi. Grazie mille, professore. Grazie. Grazie.